Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, in questo quinto giorno di sistemazione, riordino, eccetera, eccetera, della casa, di preparazione all'home tour. Allora, questa mattina era domenica e quindi sono andata a cambiare le lenzuola del nostro letto e poi in pratica non ho fatto nient'altro. E sono andata appunto a cambiarle, ho rimesso il piumone, ho messo la coperta dove si coricano sopra i cani perché dormono sul letto insieme a noi, e sono andata anche a mettere quelle federe che avevo preso da Shane questo autunno, mi sembra. E alla velocità della luce ecco arrivato il giorno 6, lunedì mattina, bambini tutti quanti a scuola e quindi parto nella sistemazione. Sono partita appunto dalla camera di Gabriele e Manuel, che ovviamente essendo in ordine, essendo stata messa in ordine tutti i giorni, non c'era molto da fare se non dare una sistemata appunto alla scrivania, perché Gabriele nel fine settimana aveva fatto i compiti, studiato, spostato, quindi io ho rimesso le cose diciamo come le mette di solito lui e sono andata a rifare i letti. Ho fatto ovviamente prendere aria anche un pochettino alla camera. L'unica cosa che mi sono dimenticata di tirare giù bene le coperte, quindi le lenzuola non hanno preso tanta aria, però comunque sono andata a rifare i letti e d'altro sostanzialmente non c'era niente da sistemare. A questo punto passo alla camera delle ragazze. Anche qui devo dire che l'ordine è rimasto, comunque andando su tutti i giorni anche loro, vedendo che io ho messo in ordine e lo sto mantenendo, stanno molto più attente. E ho dovuto tirare su tutte le cose per far passare i piedi e poi ho appeso due o tre cose che loro avevano lasciato lì, e allora gliele ho appese io. Però vabbè, niente di che, insomma. Sì, c'era il pupazzino per terra, gliel'ho messo sulla scrivania, però voglio dire, tutto sommato va bene.
Ovviamente anche in questa stanza ho rifatto i letti e anche qui devo dire che era tutto rimasto comunque in ordine e quindi va bene. Sono andata poi a sistemare le scrivanie, quindi il pigiama di Max gliel'ho messo sotto il cuscino, eccetera eccetera, e poi sono andata a levare tutto dalla scrivania di Sabrina perché doveva ancora essere, cioè dovevo pulirla proprio con la carta e il sapone. E intanto nel frattempo c'è ieri che passa, spira di qua e di là. E il letto di Sabrina in realtà non sono andata a rifarlo, vedrete poi, ma sono andata proprio a smontarlo. Gliel'ho proprio smontato per cambiare proprio le lenzuola perché non ne potevano più. Sono poi passata di sotto a ritirare la roba, come sempre, e a stenderla, a ristenderla. E sì, là sulle cassettiere c'è casino, ma poi arriveremo a sistemare anche lì. Sistemeremo ogni posto, e anche la roba da stirare, le scatole con i giochi, sistemeremo tutto. Piano piano arriveremo in ogni punto di ogni camera.
dopo aver sistemato la roba da stendere, sono passata a pulire la scala. Quindi ho cominciato qui dal pianerottolo, dove c'erano queste cose che sono quelle che ho levato dalla camera delle ragazze, e bisogna anche levare ancora le lucine di Natale. Poi, come ho detto anche nel vlog, si è rovesciato il cestino dell'immondizia e quindi dobbiamo andare a recuperare quello che è caduto. Ci sono borse, borsine, perché poi alla fine la scala diventa il punto di appoggio di tutto quanto. Ci sono le borse con le calze, giocattoli, insomma, bisogna sistemare. C'era anche la sedia, che voi non la vedevate perché era alle mie spalle, che ho portato su per la scrivania di Sabrina. E poi ho iniziato con la sistemazione, diciamo, vera e propria, proprio di tutta la scala. Ovviamente ho levato tutto, ho ammucchiato, diciamo, tutto in camera delle bambine, che poi andremo a sistemare in un secondo momento. E poi ho iniziato appunto a spazzarla, e c'era veramente un sacco di polvere, tra polvere, peni, peli di animali, veramente ce n'era, c'era da qualunque. E appunto ho levato anche le lucine di Natale.
scala è pulita e a posto. Adesso lì c'è la ciotola dell'acqua dei cani, è basta. Poi uno di questi giorni la laveremo anche. Ho levato anche le lucine di Natale. Per oggi finisco qua e probabilmente ci vediamo ancora domani, che andiamo avanti con le varie pulizie. Ed eccoci arrivati al giorno 7. Cosa andremo a fare? Vabbè, come al solito iniziamo con ritirare la roba e ristenderla. Ma mentre facevo tutta questa operazione, che voi non vedrete, mi è venuto in mente che potrei sfruttare tutti e due gli stendini. Questo l'ho portato su nella camera delle ragazze, che al momento è la stanza più grande con più spazio. Quindi attaccando il deumidificatore non vado ad intaccare troppo la situazione riscaldamento, umidità nella loro camera, ma io ho molto più spazio per stendere le cose. Quindi e poi quando ci sono delle belle giornate, che tipo c'è il sole eccetera, posso prendere lo stendino e metterlo fuori. Se la giornata è nuvolosa e ho paura che piova, posso mettere quel telo che avevo comprato plastificato apposta da mettere sopra gli stendini. Quindi posso sfruttare anche il terrazzo, diciamo, mettendo lo stendino fuori, o comunque stare in casa nella camera delle ragazze. E quindi sono andata a stendere. Poi ho dovuto portare giù quella perché c'erano solo i calzini, e i calzini li metto assolutamente in asciugatrice. E sono andata a stendere altre cose, di modo che rimane tutto quanto, cioè riesco a stendere più cose e quindi asciugano più cose, e riesco a liberarmi di tutto questo ammucchio di roba da lavare che ho intorno. E perché ce n'è veramente veramente tanta. E adesso sto aspettando anche di sfruttare delle giornate di sole che hanno messo per lavare alcuni zaini, alcune borse che sono dei ragazzi e sono appunto da lavare. Però se li metto così sullo stendino ho paura che ci mettano troppo. Invece stesi all'aria aperta, ovviamente non è il sole di luglio che li asciuga in mezz'ora, però anche se si asciugano in tutto un giorno va bene. Ecco, quindi questa è la decisione che ho preso. Allora, anche per oggi qui devo cambiare la lenzuola, camera fatta, anche questa. E adesso faccio è tutto su, perché così faccio partire ieri. La bacinella me la devo portare via io. E fuori ho messo lo stendino coperto, poi una volta che ieri ha finito lo tiro di nuovo dentro e attacco il come si chiama quello per aspirare l'umidità, il deumidificatore. E qui niente, a posto. Solamente il letto di Sabrina che è ancora un po' disfatto, ma io non riesco a metterglielo a posto, quindi sanno chi dorme sopra, sa che deve sistemarselo chi ci dorme. Adesso poi gli darò una botta giusto perché non sia così, però comunque adesso faccio partire ieri e siamo a posto. Anche stamattina vi dico, ci avrò messo mezz'ora anche stendendo. Quando ieri ha finito sono risalita e ho rimesso a posto tutte quante le cose, le stufette, i cestini della spazzatura, le sedie, ho portato di nuovo dentro lo stendino, quindi sono andata a risistemare come erano prima le camere.
Ma fatti gli affari tuoi. E poi sì, come vedete, sono passata di sotto, ho aspirato la stufa pellet, l'ho pulita per bene, ho pulito anche il vetro, così almeno l'ho riaccesa. E intanto sono andata a sistemare il nuovo posizionamento dello stendino, che prima obiettivamente era in mezzo alla stanza e si faceva fatica a passare, o comunque se uno scendeva magari un pochettino di corsa rischiava di schiantarsi contro lo stendino, mentre invece ora posizionato lì, intanto non è in mezzo e quindi la stanza sembra più grande, che in realtà il letto a castello già la rimpicciolisce un po' così a vista d'occhio, e poi rimane comunque sempre vicino alla stufa, infatti la roba si asciuga comunque velocissimamente. E con questo siamo arrivati alla fine di questo video, di questa terza parte di sistemazione e pulizia della casa. Io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato motivazione, che vi abbia fatto anche un po' sorridere, che vi abbia tenuto compagnia soprattutto. E vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!